Beh, siamo neopromossi, quindi insomma cercheremo di fare il massimo. Chiaramente non è una squadra nuova, mister nuovo, però cercheremo di dar battaglia a tutti. Sensazioni di San Nino quali sono? Beh, io il mister lo conosco molto bene, la situazione dovrebbero dire i nuovi giocatori, no? Ma penso che lui è un trascinatore, stiamo facendo bene. Al momento siamo un buon gruppo, però il calcio d'agosto conta relativamente, poi il campionato è una storia diversa. Invece per quanto riguarda la Serie A, che mercato ti è sembrato fino a questo momento? Naturalmente ci sono ancora 7 giorni per concludere altri colpi, ecco, però fino ad ora che giudizio dai? Beh, cambia tutto negli ultimi 7 giorni, perché tutti quegli obiettivi che le squadre possono raggiungere anche nelle ultime ore cambiano la forza e la qualità delle squadre, quindi magari chi ha preso tanto subito, chi lo farà negli ultimi giorni, bisogna aspettare secondo me la fine del mercato. Ex interista, come giudichi il mercato dei nerazzurri? No, buono, penso sia una squadra forte, serve qualche innesto, ma penso che stanno dando battaglia sicuramente molto più che hanno fatto a Roma e Napoli. Poi la Juve è sempre forte, però Milan e Roma daranno battaglia, saranno in 5 per 3 posti. Come sono state sistemate le fasce con gli arrivi di Cancelo e di Dalbert? Ma speriamo. Volevo dire, è più un vantaggio il fatto di essere stati ripescati e quindi non avere la pressione, o c'è comunque pressione della piazza che è comunque esigente a Trieste? Ma noi siamo capoluogo di regione, quindi dobbiamo convivere una pressione, giochiamo in uno stadio bellissimo, senza pista, fatto per il calcio, stadio Nero Rocco, insomma, poi lo stiamo anche rifacendo nuovo perché ci saranno i mondiali, scusa, gli europei under 19, under 21, e quindi cambieremo il manto, i seggiolini, i spogliatoi, e quindi la pressione c'è, è chiaro per i tifosi. Sta un po' stretta anche la C, chiaro che non si può fare, sono piazze che ci hanno messo 10 anni, noi cerchiamo di costruire tutto, stanno tenendo i conti e creando degli asset, abbiamo ricreato il settore giovanile che non c'era, stiamo facendo un po' tutto, cerchiamo di correre. Lo vedi tosto questo girone della Triestina, insomma si è parlato molto di questa differenza di valori dei gruppi. Beh, è molto tosto, non c'hanno magari le favorite di Parma e Venezia come l'anno scorso, che erano strafavorite delle squadre ormai già con una forza B, però ci sono tantissime piazze, il retrocesso Vicenza, c'è il Padova che è il favorito, ci sono Reggiana, San Benetese, Pordenone che è arrivato secondo e terzo negli ultimi anni, quindi sarà sempre a sorpresa, c'è Bassano, poi il Pisarò che non sono piazze così importanti come Vicenza e Padova, ma hanno preso buonissimi giocatori, sarà un girone equilibrato. Grazie. Per la definizione.